Roma 3 nasce nel 1992, è una creatura giovane da questo punto di vista, che però dopo 18 anni si può tranquillamente dire abbia già raggiunto uno stadio di maturità. E nasce, questo è importante, sulla base di un progetto urbano e sulla base di un progetto culturale scientifico. Nasce come progetto urbano perché decidiamo di fare una università nella città, non un campus universitario recintato e chiuso al suo tempo, ma un'università aperta. Avete raccolto un'esigenza sociale, certo, che certo. Stava sviluppando. Assolutamente. Un altro esempio importantissimo è stato il Palladium, il Teatro Palladium, che stava per diventare un bingo qui al famoso Teatro della Garbatella, e noi siamo intervenuti per acquistarlo ed è in pochissimo tempo divenuto un teatro di sperimentazione internazionale, conosciuto veramente a livello internazionale, gestito dal Roma Europa Festival. Un progetto urbano che ha avuto quest'altra caratteristica, questa soprattutto l'area Ostiense, anche l'area Marconi, è un'area di vecchia industrializzazione, in cui quando noi siamo nati esistevano una serie di strutture industriali storiche, ma ormai decadute, e noi le abbiamo rilevate tutte o quasi tutte. Abbiamo rilevato la fabbrica Omi, la ottico-meccanica italiana che fu costruita negli anni 30, e lì abbiamo insediato la facoltà di ingegneria. Abbiamo rilevato la fabbrica dei paracaduti e abbiamo insediato la facoltà di scienze ed ingegneria. Abbiamo rilevato Alfa Romeo, che è diventata la facoltà di lettere. Abbiamo rilevato anche tutta una serie di scuole che appunto non erano più attive, vecchi edifici come quello della Niccolò Tommaseo, dei bellissimi edifici del Novecento, è stato trasformato in una sede nostra. Il quartiere ne ha risentito sicuramente in maniera molto positiva, con un salto di qualità della propria economia. E in questo senso abbiamo modificato l'assetto del quartiere, passando dalle vecchie industrie, dalle vecchie fabbriche, alle nuove fabbriche della conoscenza. Andiamo ad avere molti più studenti di quanti ne abbiamo oggi, all'incirca un 2% oggi, però di provenienza internazionale, perché vogliamo aumentare la nostra dimensione internazionale. Quando abbiamo fatto questa scelta e abbiamo cominciato a costruire queste nuove sedi, abbiamo tenuto ben presente un obiettivo, un dovere anche nostro, vorrei dire, quello di rispondere innanzitutto alle esigenze degli studenti e dei docenti e degli amministrativi che vivono a Roma 3. Fare delle sedi che potessero essere vissute dagli studenti e vissute da tutto il corpo docente e amministrativo. Oltre alla ristrutturazione dei vari edifici di cui dicevo prima, noi ne abbiamo costruiti anche di nuovi. Abbiamo costruito quello qui presente, dove c'è il rettorato, la facoltà di giurisprudenza, abbiamo costruito ex novo l'edificio dove è insediata la facoltà di economia, dove è insediata la facoltà di scienze politiche e l'edificio dove è insediato biologia. Abbiamo spazi belli, ampi, efficienti, molto ben tenuti, siamo stati molto attenti a fornire dei servizi efficienti e di qualità agli studenti, credo che questa sia una nostra importante prerogativa. Tenere conto anche del tempo libero degli studenti. Noi abbiamo delle bellissime strutture sportive ed un'attività sportiva molto intensa, più di 80 squadre di calcetto a Roma 3. Abbiamo anche squadre di calcetto femminile e sono contento di poter dire che la squadra femminile è stata la campione del torneo regionale. A questo riguardo ne siamo molto, molto orgogliosi delle nostre campionesse. Questa è la giornata di orientamento a Roma 3. Oggi vengono qui tanti studenti che si sono appena maturati
si informano sull'offerta formativa del nostro Ateneo e noi ci prepariamo ad accoglierli in tanti, a mostrare loro tutti i servizi che sono nel nostro Ateneo, in quella zona. Questi sono tutti i servizi di base che noi offriamo ai nostri studenti. Voi vedete laggiù c'è tutto il servizio per l'attività sportiva. Ecco, questo è l'ufficio delle relazioni con il pubblico, quello delle relazioni con l'estero, dove si danno tutte le informazioni ai nostri studenti che vogliono andare a studiare all'estero. Vedete, ci sono a dare informazioni il nostro personale, ma ci sono anche tanti studenti che partecipano a dare informazioni a quelli che potranno essere eventualmente e auspicabilmente i loro colleghi. Abbiamo una facoltà di scienze che ha dei laboratori molto importanti nell'attività delle nanostrutture e delle nanoparticelle. Sono studiosi, ricercatori che fanno dei lavori estremamente avanzati da questo punto di vista. Molti dei nostri laboratori di fisica sono collegati per esempio con il CERN di Ginevra, perché hanno partecipato alla costruzione di questa macchina straordinaria, hanno partecipato costruendo pezzi di questa macchina, elaborando teorie, elaborando risultati che sono riconosciuti a questo punto a livello internazionale. Abbiamo un laboratorio di ingegneria che si intitola il LIME, che è un laboratorio che possiede delle strutture tra le migliori, delle strutture scientifiche in Europa, se non addirittura nel mondo. Abbiamo importantissimi laboratori di geologia, strutture anche qui nel nostro Ateneo che seguono gli andamenti sismici. Un'attività di restauro fatta con un contributo interdisciplinare di fisici, di architetti e di geologi e di esperti dei materiali e di esperti di botanica, perché non sempre le piante fanno bene ai mammiferi. Nell'ambito della facoltà di scienze abbiamo, come dicevo, degli studiosi molto bravi in questo settore. Si distinguono anche con vari filoni di interesse scientifico i vari settori della biologia.
Noi abbiamo una facoltà di lettere e filosofia piena di attività, dalla filosofia alla linguistica, agli studi del mondo antico, alla storia, al cinema e al teatro. Il DAMS che pratica formazione e ricerca nel campo del teatro, del cinema, delle tecnologie, del funzionamento della televisione e dei nuovi media, nonché con la musica, la danza e le arti figurative. A fianco al DAMS c'è la Piazza Telematica. La Piazza Telematica è il primo centro informatico universitario organizzato a modello di Internet Point pubblico. Per le dimensioni, per le modalità di erogazione dei servizi, questa Piazza Telematica è l'iniziativa di accesso alla rete Internet più innovativa realizzata in un ateneo italiano. È composta da 198 postazioni multimediali di ultima generazione. Tutta la superficie della piazza telematica si trova all'interno di un'area cablata con una rete LAN che consente il collegamento alla rete interna dell'ateneo ed esterna. La Facoltà di Scienze della Formazione, tra l'altro, ospita il Museo Storico della Didattica, intitolato al studioso Mauro Lang. È la più antica realtà museale italiana relativa alla storia della scuola e alla storia sociale dell'educazione. La sua identità attuale, arricchita da ampliamenti del patrimonio originario, è finalizzata alla costruzione di un luogo della memoria educativa, aperto ad un pubblico ampio, non solo di specialisti o di studenti e di insegnanti, ma è patrimonio di tutti, patrimonio della città. Io sono arrivato a Roma 3 dal primo momento, posso dire dal primo giorno, e mi ritengo uno dei fondatori di questa università. Arrivo qui come docente di economia e sono subito diventato preside di questa facoltà, che poi abbiamo intitolato a Federico Caffè e che rappresenta ormai una presenza importante nello scenario romano, assieme alla facoltà di giurisprudenza, assieme alla facoltà di scienze politiche, cioè tutta l'area socio-economico-politica, giuridica, è una realtà veramente importante oggi qui a Roma 3. Roma 3, come abbiamo detto, si è già si è sviluppata molto, però intendiamo proseguire nel nostro sviluppo. E abbiamo infatti in progetto di accrescere il nostro insediamento nell'Anza del Tevere, dove è già presente la vasca navale ed una serie di altri vecchi edifici industriali, dove stiamo ristrutturando il lungo edificio di 300 metri della vasca, dove si insederà la facoltà di ingegneria. In questa zona, dove è già stato fatto lo stadio del nuoto, noi progettiamo un edificio di 12.000 metri quadri nel quale collocheremo una serie di laboratori di ricerca avanzata, nanotecnologie, biotecnologie, tutto questo in collegamento con i nostri dipartimenti e con il CNR, l'INFN, cioè l'Istituto di Fisica Nucleare, e l'INGV, cioè l'Istituto di Geologia Nazionale. Quindi un settore di ricerca avanzata di carattere interdisciplinare, dove fisica, biologia, ingegneria, meccanica, informatica, ricercatori in questi settori lavoreranno insieme. E questo sarà un vero campus universitario. Io credo di poter dire che Roma 3 è una università giovane, vivace, accogliente.